Battiti Live è il programma estivo più atteso. Dopo i successi raggiunti durante l'anno, i cantanti si esibiscono sul palco insieme a molteplici ballerini. Amici offre la possibilità a molti allievi di poter studiare nella scuola più famosa della televisione italiana. Maria De Filippi ogni anno si impegna con tutta se stessa per permettere ai ragazzi di poter vivere l'esperienza nel modo più sereno possibile. L'edizione di quest'anno è quasi giunta al termine, questa sera andrà in onda la semifinale. Tanti ballerini e cantanti nel corso dei mesi hanno fatto moltissimi progressi. Questo grazie al lavoro svolto dai professori della scuola e alla dedizione e la passione dei protagonisti. Come ogni anno in ogni puntata del serale ci sono inevitabilmente delle eliminazioni. Battiti Live, chi è il ballerino di Amici 23 nel team? Decidere di eliminare uno o più ragazzi ad ogni fine puntata è importante per poter arrivare alla finale con il numero di allievi previsto dalla produzione. Inevitabilmente i gusti delle persone sono diversi, per questa ragione spesso e volentieri le scelte dei giudici non sono condivise dai fan. Attualmente sono ancora in gara Petit, Marisol, Dustin, Holden, Mida e Sara. Nella puntata di questa sera si decideranno i finalisti ufficiali. La prossima settimana il pubblico scoprirà finalmente chi sarà il vincitore di Amici 23. Ma avete presente Kumo? Il ballerino è stato tra i protagonisti di questa edizione nella squadra di Emmanuel Lo. Durante il pomeridiano ha ottenuto un notevole successo. Elastico e molto versatile, è riuscito a conquistare i giudici esterni ed il pubblico a casa. Il suo percorso al serale si è però interrotto presto. Lasciare la scuola e tutti i suoi compagni è stato per Kumo un momento molto difficile. A quanto pare però una bella notizia ha stravolto i suoi piani. Il ballerino ballerà sul palco di Battiti Live durante le performance di Emma. Insieme a lui anche un'ex ballerina di Amici, ovvero Rosa Di Grazia. Non è la prima volta che gli allievi del programma finiscono per entrare a far parte del corpo di ballo di importanti programmi televisivi. Anche Tommaso Stanzani e Martina Miliddi hanno avuto questa possibilità, dimostrandosi validi professionisti. La scuola di Amici, se sfruttata al meglio, è un ottimo trampolino di lancio. Un luogo dove studiare, memorizzando al meglio tutti i segreti e gli spunti necessari per poter crescere e sfondare nel mondo dello spettacolo. Kumo si è rivelato nel corso dei mesi un validissimo ballerino e di sicuro questa nuova esperienza gli permetterà di dimostrare ancora una volta il suo talento. Cosa riserverà il futuro al vincitore di questa edizione di Amici? L'attesa è quasi finita, molto presto lo scopriremo.